Bentrovati negli studi web di Catanzaro Informa per questa puntata di speciale di Monitor. La dodicesima legislatura regionale calabrese è iniziata da appena un mese e mezzo con l'insediamento del nuovo consiglio, che è stata, mi pare, il 15 di novembre. Abbiamo qui in studio, e per questo è il motivo di questo appuntamento speciale di Monitor, il presidente dell'Assemblea regionale, Filippo Mancuso, che saluto, Saluto a voi. al quale innanzitutto voglio domandare com'è stata questa esperienza, che si è appena 45 giorni di esperienza, però abbastanza frenetica, diciamo così, abbastanza costruttiva, Sì, anzi sì. molto, penso. L'esperienza è appena iniziata, però un'esperienza, questi 45 giorni, totalmente positivi perché abbiamo licenziato provvedimenti importanti, a cominciare dal bilancio che ci ha consentito di non andare nell'esercizio provvisorio, quindi appena Bilancio insediati generale il regionale bilancio della, sì, della della Giunta, regione. quindi della Regione. Quindi già questo di per sé è un provvedimento importantissimo. Poi, come sapete, abbiamo licenziato due leggi sulla sanità. Una a mia firma, una a firma del consigliere Caputo, ma proposto ovviamente dal presidente Di cui Occhiuto. parleremo più Va espressamente, più bene, lungamente in seguito. sì. Quello che caratterizza, diciamo, dal punto di vista generale questo inizio di legislatura è appunto questo rapporto continuo, dialettico e costruttivo con la giunta regionale, che non è una cosa scontata. No, non è scontata, però è iniziato tutto nei migliori auspici, c'è un grande clima di collaborazione, andiamo tutti nella stessa direzione, nella direzione di migliorare il nostro territorio, migliorare la vita dei cittadini calabresi, quindi non potrebbe essere altrimenti. Io poi sono una persona che cerca sempre di andare d'accordo e di proporre sempre diciamo, soluzioni positive e condivise. Quindi Tra l'altro con un presidente di giunta che ha partecipato, mi pare, anche alle riunioni della conferenza dei Capigruppo, e questa mi pare che sia assolutamente, ci una sono novità. Esatto, tante, tante novità. Per la prima volta il se magari. presidente della giunta ha partecipato a una riunione dei capigruppo prima di andare in consiglio con queste nuove leggi sulla sanità, quindi ci ha presentato il subcommissario Bortoletti, quindi cose che non erano mai avvenute, anzi noi io facevo parte della Commissione Sanità, avevamo difficoltà ad incontrarci con il commissario Longo precedentemente, ma andava sempre dei delegati, quindi grande, grande clima di collaborazione, un'innovazione perché non si era mai visto che il Presidente partecipasse in prima persona e così vuole pure nel prosieguo mandare un rappresentante della Giunta, così come prevede il regolamento, peraltro, negli incontri con i capigruppo. Un'altra innovazione che sembrerebbe di secondo piano, ma per gli addetti ai lavori forse è abbastanza e molto indicativa, è la puntualità dell'inizio dei lavori del Consiglio, che tradizionalmente sono sempre andate molto per le lunghe. Sarà confermata Sì, questa tendenza anche oppure un fuoco assolutamente di paglia, diciamo così? sì, perché c'era solo una cattiva abitudine, l'indicazione dell'orario dei consigli era per lo più indicativo, no? Anche se presente nell'avviso di convocazione, si convocava a mezzogiorno, il consiglio magari iniziava alle Sì, 16 o alle infatti, anche 17, ma più in là. era tutto scontato. Onestamente, mi sembra effettivamente troppo, 3 ore, 4 ore di ritardo. Che ci siano i 15 minuti è fisiologico, però non più di questo, perché in un'epoca dove i tempi vanno ottimizzati, dove il lavoro va ovviamente sempre, siamo sempre sotto pressione, è giusto che i tempi siano rispettati, ma anche nel rispetto
degli addetti ai lavori, giornalista della o comunque, stampa, sì, certo. chi viene in orario e poi si ritrova a finire in tempi veramente biblici. Questa è una cosa che stiamo rispettando, che rispetteremo anche nelle commissioni, che rispetteremo anche nelle conferenze dei capigruppo, nelle riunioni dell'ufficio di presidenza. Penso che sia una cosa giusta che vada nella direzione della serietà e della E concretezza. un'altra cosa, mi perdoni se continuo a insistere su questo punto, ma penso che il Presidente del Consiglio regionale abbia una duplice funzione, che è politica sì, ma anche, come dire, organizzativa della complessa macchina burocratica regionale. Si stanno adempiendo le varie scadenze con una discreta puntualità, anzi con una perfetta puntualità, anche per esempio la nomina delle commissioni permanenti e quella speciale che sono avvenute perfettamente in linea con i tempi e anche con una certa omogeneità di Sì, intenti. questo è un altro obiettivo da ascrivere a quel clima positivo e di collaborazione che c'è sia nella maggioranza e devo dire la verità anche l'opposizione che finora è stata molto propositiva. Non si è mai verificato che dopo appena 30 giorni dall'insediamento si fosse proceduto alla nomina delle commissioni, tutti i presidenti di commissione, quindi che ritengo poi le commissioni siano la più grande espressione di democrazia e di confronto tra le parti, quindi ritenevo un obiettivo fondamentale, ho chiesto la collaborazione di tutti i consiglieri, devo dire la verità, finora non ho nulla di cui lamentarmi perché veramente ho incontrato persone che finora si sono veramente dimostrate Tra l'altro, molto obbedendo positive. alla prassi dell'assegnazione della presidenza alla commissione di vigilanza, un esponente della minoranza, dell'opposizione. Questo pure è un segnale positivo di apertura, come è giusto che sia, il presidente Occhiuto sin dall'inizio ha voluto ci ha chiesto di assegnare questa commissione alle opposizioni, così è stato, quindi la commissione di vigilanza va alle opposizioni nell'ottica che controllore e controllato non possono essere Certo. gli stessi soggetti, quindi ancora questa è una dimostrazione di apertura e di democrazia. Certo, l'opposizione fa il suo mestiere ed è giusto che sia così, ma mi pare che fino a questo momento le voci anche dell'opposizione siano, come dire, nell'ambito della più ampia Sì, lo ha civiltà detto, politica, vero? sì, lo ha detto il Presidente Occhiuto durante la discussione delle linee programmatiche, che dall'opposizione non vuole sconti, quindi è giusto che le opposizioni facciano le opposizioni, ovviamente se c'è da proporre, se c'è da farlo in modo propositivo e positivo, penso che una delle doti importanti in politica sia quella dell'ascolto, quindi e di cogliere quanto di positivo ti viene proposto anche se dall'altra parte politica. Veniamo più propriamente a lei, Presidente. Lei è stato sorpreso dall'indicazione che le è giunta per la Presidenza del Consiglio regionale? Se l'aspettava o No, non è che me era lo una sua ambizione, diciamo, aspettassi, no, ecco. no, io di carattere non punto degli obiettivi precisi, no, io ho sempre cercato di dare il mio contributo, così come mi candidai al Comune la prima volta con Michele Traversa, era la mia prima esperienza, non mi aspettavo che Michele Traversa mi nominasse assessore al Assessore, certo. bilancio, così pure la seconda volta mi candidai con Abramo, non pensavo, no. Diciamo che uno si candida per fare il consigliere comunale, poi il comunale in questo caso è il consigliere regionale che è già Assunzione di responsabilità. un obiettivo importante, grande responsabilità. Poi bontà di chi mi ha proposto, sono riuscito ad arrivare a questo grandissimo obiettivo che poi per me è grande responsabilità,
Lo affronterò come di solito faccio col massimo impegno. Spero di meritare questo scranno e spero che sia i cittadini e sia ovviamente i miei colleghi consiglieri mi diano un giorno atto che l'ho svolto nel migliore dei modi. Torneremo poi alla sua esperienza catanzarese, che è importante, che ci permetterà poi di ampliare un pochino il nostro sguardo. Volevo però ritornare un attimo all'attualità politica regionale. Tanti sono stati i provvedimenti legislativi approvati in questo scorcio di legislatura, sia sulla scorta delle scadenze, come dire, di routine, ma che non era scontato approvare in precedenza. Tra le tante iniziative, ecco, comincerei intanto dalla legge di bilancio. Il bilancio, si dice sempre, è una, come dire, è quasi un leitmotiv, un bilancio ingessato. Sì, Mi dica qualcosa. un bilancio ingessato, diciamo che come ben sapete il 70% del bilancio riguarda, no, la La spesa sanità? sanitaria, quindi da anni ripetiamo questa cosa, il bilancio è un po' bloccato, si è preferito andare all'approvazione senza, diciamo, così con un bilancio tecnico, anche perché non essendoci in funzione le commissioni, è sembrato anche un atto di rispetto verso tutto il Consiglio approvare un bilancio tecnico. Sono state appostate in un apposito fondo delle somme pari circa 28 milioni di euro. Questi riguarderanno poi le variazioni di bilancio che Bilancio. entro marzo si faranno con il confronto politico in commissione, come è giusto che sia. Quindi merito al Presidente che ha diciamo, programmato questo tipo di bilancio in modo tale da poter fare il confronto politico successivamente, ma era necessario operare con un bilancio approvato per non andare nell'esercizio provvisorio che ovviamente, come ben si sa, obbliga l'ente poi a operare per dodicesimi, quindi Dodicesimi con nelle grandi ristrettezze più difficoltà, sì. assolute. A proposito di sanità, il bilancio chiaramente è molto incentrato sulle spese sanitarie, però in ambito sanitario in questa legislatura ci sono delle due novità macroscopiche, diciamo così. Una riguardante la coincidenza della figura del commissario al piano di rientro con il Presidente. Questa è una battaglia che Roberto Chiuto ha portato avanti ed è riuscito nell'intento. E l'altra è la novità dell'azienda sanitaria zero. Cosa implica questo per il sistema sanitario regionale? Merito al Presidente Occhiuto che finalmente ha fatto sì che la Calabria diventasse di nuovo, no, protagonista del destino della sanità e quindi è racchiusa nella sua persona la duplice veste di Presidente della Giunta e Commissario ad acta della Sanità. Quindi cosa che non era mai riuscita a chi lo ha Ricevuto. preceduto. Poi questa azienda zero che sembra ovviamente che vada anche nella direzione della razionalizzazione di quelle che sono tutte le procedure amministrative, quindi con la costituzione di questa azienda si cercherà di sopperire a quelle che sono le carenze burocratiche in cui versa la Regione, in cui versano gli uffici amministrativi di ASPE, aziende ospedaliere. Quindi è uno strumento che presumo ci vorrà un periodo di rodaggio prima che entri in funzione, però mette al sicuro dal punto di vista legislativo e dal punto di vista dell'operatività, tutte le pratiche amministrative e burocratiche che si dovranno succedere obbligatoriamente da qui Per a. essere chiari e per sgomberare dagli equivoci, l'azienda zero non smantella chiaramente le aziende sanitarie provinciali e ospedaliere attuali.
No, assolutamente chiaramente no. Ha più, diciamo, una funzione programmatoria e di indirizzo generale. Sì, diciamo come centrale di acquisti, come centrale per ottimizzare quelle che sono tutte le procedure amministrative. D'accordo. E questa è una proposta di legge della Giunta che è stata approvata dal Consiglio, sì, dal Consiglio regionale. Una proposta invece che è partita direttamente da lei e che è stata ugualmente, diciamo, approvata, sì, dal Consiglio, riguarda l'integrazione tra azienda ospedaliera Pugliese di Catanzaro e l'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini. Sì. Diciamo che questo se ne parla da tanto tempo, anche il... All'inizio del commissariamento della sanità calabrese era una delle priorità che si proponevano di realizzare e che non si è mai realizzata. Si sono succedute diversi tentativi andati a vuoto. Penso che questo sia la volta buona, perché nel dettato normativo non c'è nulla fondamentalmente di nuovo. Si è cercato di proporre una norma, va bene, che sanasse tutte le contestazioni che il governo ci fece nella passata legislatura. Quindi adesso gli effetti di questa norma saranno applicati dopo un tavolo tecnico da cui scaturirà un protocollo di intesa tra le aziende, quindi è quella la vera scommessa, che ci sia. Che ubbidisce, diciamo, ai rilievi che sono stati evidenziati anche dalle sentenze, anche della Corte, sì, della Corte Costituzionale. Sì, cioè, quindi sì, praticamente avverrà, se non ho capito male, per incorporazione dell'azienda pugliese nell'azienda Mater Domini, della nascita quindi di una nuova azienda. Perfetto. Che si chiamerà, sarà intestata a Renato Dulbecco. La proposta mi pare che abbia anche una scadenza temporale abbastanza precisa, mi pare che dopo un anno, vero? 12 mesi deve essere, diciamo, realizzato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il protocollo d'intesa. Il giorno dopo la sua pubblicazione entrerà in vigore, sì. E come ha detto lei, è per incorporazione, ma non poteva essere altrimenti, perché era una delle diciamo contestazioni che venivano fatte, perché sul ricorso del MIUR in pratica, se si fosse creata un'azienda nuova, sì, l'università avrebbe perso, certo, tutti gli accreditamenti, quindi non poteva crearsi un'azienda nuova, quindi è per incorporazione, così l'università riesce a mantenere tutte. C'è anche il vantaggio che c'è l'accordo tra i soggetti interessati. Diciamo che questa volta, perché il ricorso era stato fatto dal MIUR, questa volta abbiamo l'assenso anche del rettore, quindi dato per iscritto, quindi penso proprio che sia la volta buona. Mi pare l'assemblea dal 15 di novembre ad oggi si è riunita tre volte, mi pare, no? Sì, tre volte. L'insediamento è stato molto rapido, una seduta, sì, diciamo veloce, però compensato invece nella lunghezza delle altre due. L'ultima soprattutto è stata molto vissuta, nel senso che molto 39, vissuto. Quanti erano? Sì, 39 punti all'ordine del giorno, penso non sia mai successo, però siamo andati... E anche di molta rilevanza, perché si è trattato di approvare un sacco di bilanci, sì, delle partecipanti, non sbaglio. C'erano tutti i bilanci delle società in-house. Sì, in house, poi il bilancio dell'ente, poi la legge finanziaria dell'ente, alcune proroghe tecniche, debiti fuori bilancio e poi infine mi pare che siano state 16 votazioni per le 8 commissioni, quindi un tour, certo, de force importante, che però grazie alla collaborazione di tutto il Consiglio abbiamo svolto in modo ordinato e direi anche celere poi alla fine, perché è un consiglio che è durato 6-7 ore per tutti questi punti, diciamo che è stato un bel risultato. L'opposizione chiaramente dice che diciamo, c'era troppa carne al fuoco per poter essere svolta in modo ordinato e convinto. Le prossime sedute saranno chiaramente
più ragionate, diciamo così, più... Sì, sì, presumo proprio di sì. La prossima sarà una seduta, penso, importante dal punto di vista politico, però sarà una seduta breve perché penso andremo in consiglio per, tra il 10 e il 15 gennaio per la delega, per la nomina dei delegati per il Presidente della Repubblica. Ah, giusto, sì. Quindi sarà una seduta, penso, breve, non so se aggiungeremo qualche altro punto, però sarà breve. Quanti rappresentanti avrà? Tre. Quindi sono, mi pare, di solito il Presidente? Di solito la prassi vuole che siano il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio e un membro dell'opposizione. Sì. Penso che sarà rispettato. Speriamo di sì. È sempre il Consiglio che vota. Certo, certamente. E veniamo adesso a un altro, ampliamo un pochino, cioè restringiamo dal punto di vista geografico un po' il nostro obiettivo e parliamo della sua esperienza di politico molto radicato nella realtà cittadina catanzarese. Ha già ricordato di essere stato eletto nel Consiglio Comunale di Catanzaro nel 2011 ed era sindaco, sì. Quando è stato eletto sindaco Michele Traversa e poi è stato sempre presente da allora fino a quest'anno, sì. In cui si è dimesso. Tra l'altro si è dimesso quando era anche consigliere provinciale, sì, sì, sì. E anche consigliere regionale, facendo, come dire, zittendo un po' le critiche che si è venute, sì. Creando su questa contemporaneità di incarichi. Sì, sì, lei è, diciamo, è una figura chiaramente dopo 11 anni di esposizione pubblica è ormai un politico affermato e anche però diciamo emergente in certo senso perché i suoi consensi personali vanno via via crescendo, è inutile nascondere un dato, anche l'ultima sua affermazione al Consiglio alle elezioni regionali ha portato ad individuarla come una figura centrale della politica cittadina. Diciamo che i numeri dicono questo. Sì, io certo. Non mi sento... Lei è stato il politico più votato in città, sì, quindi più 2.600 voti, mi sì, pare. Sì, i numeri vanno in questa direzione. Io non mi sento, come dire, al centro della politica catanzarese. Io vado sempre per la mia strada con degli obiettivi che guardiamo a vista, purtroppo. Non possiamo programmare... A lunga scadenza, fosse per me programmerei che so, un'amministrazione comunale da qui a 10 anni o da qui, perché i 5 anni non bastano mai per realizzare quello che tu hai in mente, però non è così, l'ambiente politico in continua evoluzione, quindi è inutile che si facciano dei progetti ambiziosi che poi non puoi realizzare. Guardiamo al domani, che il domani dice che si dovrà votare, sì. Per il Consiglio Comunale della città capoluogo, come sappiamo è sempre in continua evoluzione anche il mondo delle nostre opposizioni, sì, certo. Guardiamo con attenzione, però insomma Presidente, non è sì, volevo prima discutere con lei di questo. Lei ha un approccio alla politica inizialmente come diciamo un aggregato di espressione civica, vero? Io. Poi nel 2020 mi pare che ha aderito alla Lega, vero? Sì. Quindi la sua adesione alla Lega è recente. Cosa l'ha portata a questa decisione? Allora, io dal 2011 alle ultime elezioni, mi pare del 2017, sì. In Consiglio Comunale ho fatto sempre parte di un'aggregazione civica, per lo più ero il rappresentante di un gruppo di amici che la pensiamo allo stesso modo sugli obiettivi da perseguire in città. Io sono molto amico con Franco Longo, che è il nostro assessore, sì. Ai lavori pubblici, certo. Siamo amici dai tempi siete cresciuti remoti, insieme e quindi abbiamo cercato sempre di fare una politica per il territorio. Poi è nata questa idea nel 2020 di candidatura,
con la Lega si condividono diciamo principi molto importanti che mi hanno portato insieme ad altri amici di chiedere la candidatura alla Lega, hanno esaminato curriculum e tutto il resto e poi alla fine mi hanno permesso di candidarmi in questa lista. Sono arrivato, come ben sapete, il primo in Calabria di questo partito e continuo questa esperienza che penso sia positiva. È vero quello che dice la gente, è più difficile fare politica in un partito che per lo più è attrazione Nord Italia, certo. Quindi, però io penso onestamente che il partito sia espressione, cioè che i rappresentanti del partito siano l'espressione, certo, del partito stesso, quindi noi siamo vicini al territorio, quindi non ho difficoltà a dire che la Lega è vicina al territorio ed è vicina ai calabresi. Poi è ovvio che è più difficile affermarsi, è più difficile diciamo raccogliere i consensi con chi fa politica contro e ti evidenzia determinate situazioni del passato, però onestamente io mi trovo bene, sono con il leader ho un bellissimo rapporto, certo, quando voglio lo chiamo, spesso mi chiama e quindi penso che si può dare un contributo serio al nostro territorio. E di converso, recentemente lei ha battezzato una nuova aggregazione civica cittadina che si chiama Alleanza per Catanzaro, che ha presentato pubblicamente, chiaramente in previsione, in preparazione alle elezioni amministrative di primavera. Sì. Cosa l'ha portato a questa, no, anche forte, per i nostri ascoltatori più che altro, per i nostri, devo dire che diciamo lei attualmente riscuote anche in Consiglio regionale una discreta adesione, perché anche se non è costituito il gruppo, ci sono diversi consiglieri comunali che fanno riferimento direttamente a, sì, lei. Cosa mi ha spinto? Mi ha spinto, come dicevo, questa voglia di occuparmi del territorio con l'amico Franco Longo e con altri consiglieri comunali come Eugenio Riccio, Andrea Critelli, certo, e Rosario Mancuso. Quindi c'è la necessità anche, no, di integrarsi e di far partecipare attivamente alle elezioni comunali chi vuole dare il proprio contributo in una lista civica. Lei si è spinto anche a fare una certa previsione sul numero dei consiglieri possibilmente riconducibile a lei nella prossima assemblea cittadina? Ha parlato di 5-6 consiglieri, era una consigliera? È ovvio che questo numero può essere rispettato se è l'aggregazione vincente. Se certo, invece l'aggregazione non avrà il risultato, il sindaco diciamo del centrodestra dovesse perdere, certo, penso che non perda, ma se dipende appunto dalla legge elettorale. È ovvio che i seggi diminuiscono come certo, anche in regione, come tutte le competizioni. Ecco, allora parliamo appunto delle previsioni per le prossime coalizioni. Centrodestra, come è combinato attualmente a Catanzaro? Il centrodestra ancora, penso, siamo all'inizio delle interlocuzioni. Io so che sui tavoli romani ci sia questa interlocuzione ormai già da un po' di tempo. Come sappiamo e come sanno tutti i cittadini, il sindaco del capoluogo di regione va perlomeno concordato con i nostri rappresentanti del Parlamento, quindi certo, del governo, quindi attualmente non circola alcun nome sul candidato, però circolano parecchi, ma diciamo nessuno, sì, diciamo, penso senza fondamento i nomi che circolano, però dobbiamo sbrigarci perché giustamente prima si parte meglio è, prima sappiamo chi è il candidato a sindaco del centrodestra
meglio sarà, insomma, questo. A voi di centrodestra disturba la candidatura, l'autocandidatura di Valerio Donato, lanciata proprio nei giorni scorsi? No, disturba. Disturbano tutte le candidature, perché sono avversari politici che vanno attentamente valutati, no? Valerio Donato è un candidato autorevole, è normale, però penso abbia dichiarato che ha la tessera del PD, quindi va nella direzione del centro-sinistra. Non penso che possa intaccare un elettorato di centrodestra, lo ha dichiarato. Anche se c'è nell'aria, quindi, però una certa attenzione è venuta anche dal punto di vista, che so, penso ad alcune frange o esponenti della maggioranza, tipo UDC per esempio, si è espresso in termini valutativi quantomeno. L'UDC ecco. Adesso è maggioranza però, perché se ricorda bene l'UDC è stato a sostegno di Ciconti, certo, all'ultima candidatura, quindi a sinistra, quindi se dovesse continuare a sinistra continua la strada che c'era nelle precedenti elezioni, adesso era a destra, può darsi che torni a sinistra, come può darsi che torni di nuovo a destra, questo non lo so, l'amico Merante sa fare il suo mestiere politico, è persona navigata che apprezzo tantissimo, è ovvio che queste fanno parte delle schermaglie iniziale, a cui io onestamente non mi piace neanche partecipare, perché io guardo al concreto, aspetto che si inizi un tavolo anche locale per discutere del sindaco, del candidato a sindaco, poi queste sono cose che si risolveranno. Dal punto di vista appunto della figura del sindaco, ritiene che ci debba essere continuità con l'esperienza Abramo o bisogna in qualche modo variare la rotta? Continuità con l'esperienza Abramo. Abramo penso non possa essere più candidato. No, certamente. Quindi andremo verso, gioco forza, un sindaco diverso. Se questo sindaco debba essere un... Come giudica l'esperienza Abramo intanto? No, l'esperienza Abramo ovviamente luce ed ombre, più luci comunque che ombre, perché io mi piace paragonare Catanzaro alle altre realtà calabresi, la vedo sempre un modello da seguire. Se è un modello da seguire vuol dire che la città è stata amministrata bene, poi è ovvio che ci sono stati dei problemi che ancora ci riportiamo dietro, troppe polemiche, troppe contrapposizioni che non hanno giovato al bene della città e dei cittadini ovviamente. Hanno dato un'immagine completamente diversa da quella che è la realtà del Consiglio Lei Comunale. Guarda ancora alle schermaglie che ci sono in Consiglio Comunale, alle ultime esperienze di questo fine consiliatura? Sì, le guardo, ma le guardo onestamente con molto distacco, perché le considero schermaglie di posizionamento di fine legislatura per far valere determinate determinati fattori che possono portare ad aggregazioni e tutto il resto, però lascio al fine il tempo del posizionamento successivo sì, però dobbiamo migliorare anche il livello della discussione in Consiglio Comunale, parliamo tanto di elevare la discussione su problemi reali e poi ci perdiamo in situazioni che non giovano a nessuno. Quando la coalizione di centrodestra darà indicazione sul nome del candidato sindaco? Questo non glielo so dire, perché effettivamente non lo so. Io penso nei primi 15 giorni di gennaio penso che un nome debba essere fatto. Va bene Presidente, io penso di aver esaurito gli argomenti di discussione. Visto che siamo alla fine dell'anno, lei lo ha già fatto in Consiglio regionale, ma sì, se crede può fare i suoi auguri, saluti e auguri. Sì, vabbè, io faccio gli auguri di fine anno e di un buon 2022 a tutti i calabresi e a tutti i calabresi che si trovano fuori regione, che ho ricordato anche in consiglio regionale, che sia un 2022 pieno di soddisfazioni e di eventi positivi.
Faccio gli auguri alla vostra redazione e speriamo Grazie. che anche dal punto di vista politico il 2022 possa portare eventi E ci positivi. dia anche Grazie. speranze per questa ennesima ondata di pandemia che ci Questo affligge. ecco, questo non. In questo momento era bene non parlarne perché è una piaga che onestamente ci sta preoccupando molto. E allora, diciamo, ricordo di stare molto attenti, soprattutto alla fine dell'anno, perché stamattina ho visto delle file interminabili per i tamponi e dobbiamo stare molto attenti. Speriamo che anche questo brutto mostro sia sconfitto definitivamente nel 2022. Bene, Presidente, la ringraziamo da parte mia personale, della direzione e della redazione di Catanzaro Informe. Mi auguri a lei, chiaramente per il bene suo e per il bene di tutta la Grazie Calabria. a voi, grazie a voi.